Allora, nella lezione di oggi iniziamo a discutere di come fare a lavorare con i figli reali. Vale a dire che fino a questo momento noi abbiamo tenuto valida in molte delle applicazioni che abbiamo usato l'ipotesi di futuro perfetto e pertanto abbiamo trascurato tutti quei fenomeni dissipativi che nascono per effetto del fatto che in un futuro reale esistono risorse tangenziali dovuti appunto all'esistenza di una viscosità propria del fluido. Ora, diciamo, per quanto riguarda l'effetto di questi sforzi tangenziali, nei fluidi reali in realtà ne possiamo già tener conto, in quanto se facciamo riferimento per fissare l'idea a un fluido incomprimibile, possiamo scrivere nella forma più generale possibile il teorema di Bernoulli. Quindi, con riferimento a una corrente qualsiasi, date due sezioni, 1 e 2, che siano sezioni in modo gradualmente variato, se il nostro fluido può essere considerato incomprimibile, e se il moto è permanente, e se ancora il fluido è soggetto come unica forza di massa alla forza peso, quindi un fluido pesante, tra le due sezioni 1 e 2 in generale scriviamo H1 è uguale a H2 più delta HD, ovviamente nell'ipotesi che fra le sezioni 1 e 2 non vi siano macchine che scambiano potenza con la corrente, vale a dire pompe e o turbine. Ok? Quindi, se non ci sono macchine che scambiano potenza con la corrente, per questa nostra corrente di fluido incomprimibile possiamo in generale scrivere che il carico idraulico nella sezione 2 è più piccolo del carico idraulico della sezione 1 per esempio di quello che è il carico idraulico dissipato. Ovviamente il carico idraulico dissipato sarà dissipato fondamentalmente per il fatto che all'interno di un fluido reale esistono degli sforzi dovuti appunto a degli sforzi tangenziali dovuti appunto all'esistenza di una viscosità. È chiaro che per poter essere utilizzato operativamente questa espressione necessita dell'espressione del carico idraulico dissipato. Ora, il carico idraulico, abbiamo detto, viene dissipato per effetto di quelli che sono gli sforzi tangenziali, ma diciamo in generale questo carico idraulico può essere dissipato sostanzialmente per due ragioni fondamentali. Una è dovuta chiaramente all'esistenza degli sforzi tangenziali che si esercitano sulla mia corrente. Per esempio, se immaginiamo una corrente che rifluisce all'interno di una tubazione di tensione costante ancora per fissare le idee, è chiaro che su questa corrente che rifluisce all'interno di una tubazione di tensione costante agiscono gli sforzi tangenziali. Agiscono gli sforzi tangenziali in maniera continua. Vale a dire, immaginatevi un condotto, e per fissare le idee un condotto di sezione circolare all'interno del quale defluisce una certa portata liquida. Ok? È chiaro che la corrente, per defluire all'interno di questo condotto, sperimenta l'effetto di certi sforzi tangenziali in maniera continua lungo tutto il suo percorso. Che debba esistere gli sforzi tangenziali è chiaro perché? Perché ovviamente, per effetto della condizione di aderenza, in parete la velocità deve essere nulla, mentre chiaramente nella zona centrale della mia corrente devo avere velocità diverse da zero, altrimenti non avrei moto. Pertanto il profilo di velocità deve essere variabile lungo un diametro della mia corrente. Disegno qualcosa in maniera assolutamente qualitativa, poi cercheremo di capire che cosa vuol dire. L'esistenza di un gradiente di velocità, quindi dalla zona centrale della corrente alla parete, che abbiamo detto che deve esistere per forza perché in parete la velocità deve essere nulla per aderenza, dà ragione pertanto alla presenza di sforzi tangenziali. Esistono allora su una corrente, anche su una corrente che defluisce in modo uniforme all'interno di un condotto di sezione costante,
degli sforzi tangenziali che agiscono in maniera continua sulla mia corrente. Pertanto, un primo effetto dissipativo è dovuto a questi sforzi, tangenziali, e pertanto chiameremo queste perdite, la perdita di carico, la dissipazione di carico causata da questi, perdita di carico continua. Ovviamente questo non è l'unico effetto per il quale io posso perdere carico fra due sezioni 1 e 2. Ad esempio, può darsi che esistano dei fenomeni, come si dice, localizzati, che in maniera localizzata sottraggono carico idraulico alla mia corrente. Per rendersene conto possiamo fare un esempio abbastanza semplice. Immaginiamo di avere un serbatoio di grandi dimensioni dal quale imbocchi a spigolo vivo una tubazione di modesta lunghezza. Immaginiamo di avere a che fare con una tubazione circolare di diametro D, e immaginiamo di avere una lunghezza, diciamo, abbastanza modesta, dell'ordine di 3-5 diametri, ok? Non di più. Ci siamo? Che cosa succede? Immaginiamo che, sempre per fissare le idee, che il nostro serbatoio possa essere considerato a livello invariabile. Il serbatoio è a livello invariabile, può essere a livello invariabile fondamentalmente per due motivi. Uno, perché è molto grande, è talmente grande che la portata che esce nei tempi nei quali stiamo facendo il nostro ragionamento non è tale da far variare significativamente il livello, o anche semplicemente perché la stessa portata che esce dal serbatoio viene reimmessa nel serbatoio stesso. Ok? Ma comunque, se ha ragione, il livello del serbatoio resta costante. Pertanto, quello che chiameremo carico sull'imbocco sarà una costante. Questa quantità H sarà una costante. Dal punto di vista idrodinamico, è chiaro che le linee di flusso che abbiamo in questa regione, devono essere caratterizzate da un fenomeno di contrazione, come abbiamo detto già qualche lezione fa. Così come avverrebbe per una luce praticata su una praticata in barriere sottile. Perché? Perché ovviamente la linea di flusso che sta a contatto con questa parete, nel momento nel quale trova lo spigolo, e lo spigolo concettualmente qua inteso a coltello, è una linea caratterizzata da punti materiali, non ha uno spessore, ok, ovviamente non può deviare a 90 gradi, ma deve deviare in maniera graduale. Perché se deviassi in maniera a 90 gradi, come abbiamo detto l'altra volta, questo implicherebbe l'esistenza di una forza infinita, cosa che non è fisicamente possibile. Pertanto, poiché questa linea di flusso può deviare a 90 gradi, nasce una contrazione che ovviamente poi crea un riattaccamento alla mia corrente. Se provo a disegnare le altre linee di flusso del sistema, qualche altra linea di flusso del sistema, ovviamente io mi aspetto un andamento di questo tipo. Come quello che ho disegnato alla lavagna. Nasce quindi, come nel caso di una luce praticata su una parete sottile, quella che si chiama una sezione contratta, vale a dire che immediatamente dopo l'imbocco il moto non può essere considerato gradualmente variato, perché come vedete i filetti fluidi, le linee di flusso sono sensibilmente convergenti tra di loro, però diciamo superato un certo spazio queste linee di flusso tendono a essere di nuovo a rettilinea, sensibilmente rettilinea parallele, quindi il moto torna gradualmente variato. Indichiamo con C questa sezione contratta. Dopo la sezione contratta, ovviamente, è chiaro che dovrà avere un riattaccamento in qualche modo il fluido alle pareti, per poi avere un efflusso che chiaramente avviene a pieno sbocco, che
impegna tutta l'uscita della riadubazione. Che cosa accade in queste regioni? Cosa accade in questa regione anulare intorno alla mia corrente? Ora, è chiaro che in quella sezione c'è acqua, c'è fluido, come in tutto il resto, ok? L'esistenza del fluido in questa regione, che cosa mi porta? Porta al fatto che chiaramente, dovendo avere una contrazione, io qui ho delle velocità che magari possono essere significative, in particolare sono anche più grandi delle velocità che ho allo sbocco. Nascono pertanto dei gradienti di velocità tra questa regione e questa. La nascita dei gradienti di velocità fa sì che nascano gli sforzi tangenziali sull'acqua contenuta dentro questa regione. Questi sforzi tangenziali mettono in moto l'acqua contenuta dentro questa regione, causando la formazione di vortici stazionari all'interno di questa regione. Ci siamo? Ora, questi vortici stazionari restano in movimento perché? Restano in movimento per effetto degli sforzi tangenziali che vengono trasmessi dalla corrente a questa regione. Pertanto questi sforzi sono sostanzialmente il meccanismo attraverso il quale la corrente cede potenza a questi vortici stazionari, altrimenti i vortici stazionari, se non venissero alimentati energeticamente, non potrebbero restare in movimento, no? C'è un problema proprio di bilancio di energia. Allora, che cosa succede? Succede che per poter resistere questi vortici stazionari, una quantità di potenza deve essere ceduta dalla corrente a questi vortici stazionari. Una situazione di questo tipo, che poi si verifica anche in molte altre situazioni, va sotto il nome di perdita di carico localizzata. Abbiamo cioè un fenomeno localizzato, concettualmente immagineremo che avvenga in una sezione, poi è chiaro che avviene, vi rendete conto che avviene in un tratto sia pure di lunghezza limitata. Questi sono dei fenomeni localizzati che danno luogo a una dissipazione energetica, quindi a una dissipazione di carico. Questi fenomeni di questo tipo li indicheremo come perdite di carico localizzate, e li indicherò col simbolo del TACALOC. Pertanto diremo che in generale la perdita di carico che offre due sezioni, io la posso esprimere come somma delle perdite di carico continue e delle perdite di carico localizzate. Per quanto concerne le perdite di carico localizzate, in generale queste vengono espresse in funzione dell'altezza cinetica. È abbastanza semplice rendersi conto di questo, del perché. Perché chiaramente questo trasferimento di energia, questa dissipazione, ovviamente funziona di quella che è l'energia cinetica del sistema. In generale la perdita di carico localizzata viene espressa come una frazione dell'altezza cinetica. Se indico come quadro su 2G l'altezza cinetica è la mia corrente nella sezione che sto considerando, la perdita di carico localizzata si scriverà come un coefficiente Xi, che chiamo coefficiente di borda, moltiplicato la perdita di carico, moltiplicato l'altezza cinetica. Questa espressione va sotto il nome di formula di borda, e il coefficiente Xi va sotto il nome di coefficiente di borda. Per inciso, si può dimostrare in maniera analitica, anche se non lo facciamo, che il coefficiente di borda di un imbocco come questo vale 0,5. Questa cosa si può dimostrare in maniera analitica, ve lo risparmio per brevità. Ovviamente esistono altre situazioni nelle quali nascono le perdite di carico localizzate. Per esempio, un'altra situazione di interesse notevole
è quella legata allo sbocco di una tubazione all'interno di un serbatoio di grandi dimensioni. Vale a dire che se io ho una tubazione che sbocca, ecco, all'interno di un serbatoio di grandi dimensioni, quindi ho, ecco, immaginatevi questa stessa tubazione che invece di avere uno sbocco di preliminare poi finisce all'interno di un serbatoio di grandi dimensioni, che cosa succede? Succede che la mia corrente che arriva al serbatoio sostanzialmente ha una espansione in qualche modo, no? In questa espansione quello che accade è che sostanzialmente questa corrente perde una qualità di carico pari alla sua altezza cinetica. Quindi in uno sbocco, in un serbatoio di grandi dimensioni, il coefficiente di borda vale 1. Esistono ancora altre situazioni di pratico interesse nelle quali abbiamo necessità di valutare il coefficiente di borda. Per esempio, questo è il caso delle curve. Nel momento nel quale abbiamo una curva in funzione di quello che è l'angolo di deviazione della nostra curva e anche in funzione di quello che è il livello d'accordo della curva, per esempio potremmo avere tubazioni magari una curva realizzata da spigolo vivo oppure una curva realizzata in maniera graduale come quella che ho rappresentato, è chiaro che se io vado a realizzare la mia curva a spigolo vivo, questo induce una maggiore perdita di carico perché ovviamente in questa regione nascono immediatamente i vortici stazionari significativi che sottraggono potenza alla corrente, laddove una curva raccordata in maniera più dolce deve portarmi a una dissipazione più bassa. In generale, anche per queste situazioni è possibile caratterizzare il coefficiente di borda. Giusto per darvi un'idea, il coefficiente di borda per una tubazione circolare che subisce una curva di 90 gradi correttamente raccordata può essere l'ordine 0,3-0,4, giusto per dare qualche numero. Abbiamo ancora altre situazioni nelle quali possiamo avere perdite di carico localizzate, come quelle che avvengono nel momento nel quale abbiamo una variazione di diametro della nostra tubazione, e ovviamente qua il coefficiente di borda sarà funzione della variazione di diametro, quindi sarà funzione dei due diametri, in particolare anche del rapporto tra i diametri. Sul testo trovate diverse tabelle che vi consentono di valutare i coefficienti di borda per differenti molte situazioni di pratico interesse, per cui vi invito, diciamo, ovviamente a prendere dei risultati che ovviamente ci serviranno per esprimere le perdite di carico localizzate in queste situazioni. Pertanto, se fra due sezioni 1 e 2, se fra le mie sezioni 1 e 2, ho in generale una serie di fenomeni localizzati, dovuti per esempio al fatto che io parto da un serbatoio, ho un imbocco, poi magari ho una curva, poi un cambio di diametro, poi ho uno sbocco e quello che sia, le perdite di carico localizzate io le potrò esprimere una per una mediante la formula di borda. Ok? Quindi identificando l'opportuno coefficiente di borda che devo utilizzare e poi moltiplicando questo coefficiente di borda per l'altezza cinetica della mia corrente. Questo mi consente quindi di fare una valutazione di quelle che sono le perdite di carico localizzate. Pertanto le perdite di carico localizzate fra le mie due sezioni 1 e 2 saranno pari alla sommatoria su I, se I sono i fenomeni localizzati che ho fra le mie sezioni 1 e 2, di XI con I per I quadro su 2G, dove XI con I devono essere opportunamente assegnati in funzione di quelle che sono le caratteristiche della mia perdita di carico localizzato, del mio fenomeno localizzato. Le perdite di carico localizzate pertanto possono essere valutate a mezzo della formula di borda. Le perdite di carico localizzate svolgono un ruolo significativo soprattutto nel momento nel quale abbiamo a che fare con tubazioni corte, con tubazioni di lunghezza non particolarmente significativa.
In particolare, lo vedremo meglio tra un po', diremo che una tubazione è corta, come si dice, se il rapporto lunghezza su diametro è inferiore a 1000, diciamo 10 alla terza. È chiaro che quanto più il rapporto lunghezza su diametro è piccolo, tanto più le pendite di carico localizzate svolgeranno un ruolo significativo, mentre per tubazioni, come si dice, lunghe, per le quali il rapporto L su D è superiore a 1000, vedrete che in generale i fenomeni localizzati potranno di norma essere trascurati, li trascureremo nei calcoli. Nasce però adesso il problema di valutare quelle che sono le perdite di carico continue. Per la valutazione delle perdite di carico continue, faremo riferimento a una situazione, cioè, abbastanza particolare, anche se di interesse pratico notevole. In particolare faremo riferimento solamente a condizioni, almeno in prima battuta, a condizioni di moto uniforme all'interno di condotti di sezione circolare. Ci siamo? Allora, vi ricordo che per moto uniforme noi abbiamo inteso una particolare tipologia di moto permanente, vale a dire consideriamo una situazione permanente stazionaria e consideriamo una situazione permanente stazionaria che sia una situazione caratterizzata dalla presenza di un moto di corrente, quindi un moto nel quale esiste una direzione del moto, una e una sola, e questa direzione è nota a priori. Bene, data questa configurazione, diciamo che il nostro moto è uniforme se fra due sezioni successive, come abbiamo visto, i punti corrispondenti troviamo lo stesso valore di velocità, vale a dire troviamo sostanzialmente lo stesso profilo di velocità sezione per sezione. Un moto permanente per una corrente di un fluido incomprimibile è caratterizzato dall'avere portata costante sezione per sezione. Vi ricordo che abbiamo identificato il concetto di velocità media di portata, definita come il rapporto tra la portata e la sezione, che poi è sostanzialmente la media delle velocità puntuali che ho sulla mia sezione. Ora, se la mia corrente in moto permanente defluisce all'interno di un condotto di sezione costante, a parte magari una piccola zona a cavallo dell'imbocco, dove ovviamente il profilo di velocità si deve sostanzialmente stabilizzare, che cosa accade? Accade che, appunto, superata una lunghezza di imbocco, un breve tratto a ridosso dell'imbocco, e poi tra l'altro è quello dove si sviluppano anche i fenomeni di perdita di carico localizzato e quant'altro, che cosa succede? Succede che il profilo di velocità sostanzialmente si stabilizza e pertanto se io guardo due sezioni successive, io tra queste due sezioni successive mi trovo lo stesso profilo di velocità. Questo perché? Perché ovviamente le condizioni sono le stesse tra le due condotte e inoltre la velocità media fra le due sezioni, inoltre ovviamente la velocità media riportata è ovviamente la stessa fra le due sezioni, quindi la media delle velocità è la stessa fra le due sezioni, in quanto la portata è costante e la sezione è costante. Allora, un moto permanente all'interno di un condotto di sezione costante, prescindendo dai fenomeni di imbocco, è anche un moto uniforme. Ok? Ora, nella pratica, noi di norma le nostre condotte le realizziamo a sezione costante. È ben difficile che per gli scopi pratici andiamo a realizzare condotte di sezione variabile, no? A parte brevissimi tratti. Per cui è normale che a regime quello che è un moto permanente dei nostri condotti di sezione costante sarà quindi anche un moto uniforme. Magari le nostre condotte saranno a sezione costante a tratti e pertanto, diciamo, il nostro moto sarà un moto uniforme a tratti. Ora, vi dicevo, in prima battuta faremo riferimento a condotti di sezione circolare. La sezione circolare è probabilmente la sezione più utilizzata per le condotte destinate al trasporto di fluidi, in particolare al trasporto di liquidi. Secondo voi perché? Non gli spiego cosa. Ecco, non già gli spiego io.
e quindi a meno per dire il la ragione fondamentale non è la ragione di carattere dinamico, è molto più una ragione di carattere strutturale, in quanto ovviamente nella presenza degli spigoli voi avete una concentrazione di sforzi. Tenete conto che i vostri condotti, i condotti per il trasporto di fluidi, devono resistere di norma a pressioni interne che possono avere anche valori significativi dell'ordine di atmosfere o decine di atmosfere. Allora la presenza di spigoli realizza zone di concentrazione di sforzi che diventano zone di debolezza della mia condotta. Per questo diciamo è consigliabile l'uso di condotti di tensione circolare. I condotti di tensione circolare si usano praticamente sempre nel caso di trasporto di fluidi, ovviamente salvo situazioni nelle quali la questione che ho posto non è così importante, come per esempio degli impianti dell'aria condizionata. Chiaro che per esempio gli impianti dell'aria condizionata, nei condotti per il trasporto dell'aria, negli impianti di climatizzazione, di norma si preferisce usare condotti a sezione scatolare. Perché? Perché ovviamente i condotti a sezione scatolare sono molto più semplici da incassare, per esempio all'interno di un mondo soffitto come quello che abbiamo in quest'aula, no? Vedete? Ci abbiamo qua sotto. Ecco qua. Sta proprio qui. E però là che cosa succede? Ovviamente succede che nel piano di climatizzazione voi in genere avete a che fare con pressioni che sono di poco diverse da quella che è la pressione atmosferica e pertanto non avete significativi sforzi che vanno ad agire sulla vostra condotta, per questo non è molto importante in situazioni del genere. Quando invece dovete trasportare fluidi a pressioni anche abbastanza elevate, l'uso del condotto circolare è molto importante. Per questo noi ci riferiremo, almeno in prima battuta, a un moto uniforme in un condotto di sezione circolare, salvo poi vedere come si fa ad estendere i risultati che otteniamo a condotti di sezione generica. Ci siamo? Allora adesso il nostro obiettivo sarà quello di andare a valutare quelle che sono le perdite di carico continue all'interno di un condotto di sezione circolare nel quale abbiamo moto uniforme. Per farlo facciamo questa considerazione: se nel nostro condotto abbiamo moto uniforme, è chiaro che la nostra quantità dH in dS, essendo S una scissa curvilinea presa lungo il mio condotto, deve essere una costante. Ci siamo? Perché? Perché visto che le caratteristiche idrodinamiche in un moto uniforme sono uguali sezione per sezione, il tasso di dissipazione ovviamente deve essere lo stesso sezione per sezione, non c'è ragione perché sia variabile. Questo tasso di dissipazione lo indichiamo con il simbolo, indicheremo con il simbolo J, definiremo dH in dS uguale a meno J. J lo chiamiamo cadente idraulica. O anche perdita di carico per unità di percorso. Ci siamo? Quindi questa J la chiamiamo cadente idraulica o perdita di carico per unità di percorso. È chiaro che la perdita di carico continua che ho in un tratto delta H è ovviamente pari al prodotto di J per la lunghezza del tratto, se in questo tratto ho moto uniforme. Ci siamo? Quindi ovviamente in un trattino DS la mia perdita di carico è J per DS. Ovviamente, poiché J è costante se sto in moto uniforme, se c'è un tratto di lunghezza L, la perdita di carico che ho in questa lunghezza L è pari a J per L. Allora, definita questa perdita di carico per unità di percorso o cadente idraulica, adesso il mio problema di determinare, di rappresentare perdita di carico continua, diventa il problema di rappresentare questa J. Ok? Ovviamente abbiamo detto che questa J, che queste perdite di carico continua nascono per effetto degli sforzi tangenziali. Allora, poiché nascono per questa J nasce per effetto di sforzi tangenziali, il mio problema è pertanto quello di legare la J allo sforzo di pari θ0. Ci siamo? Quindi il mio problema sarà quello di cercare una relazione funzionale
fra questa cadente idraulica e lo sforzo di parite. Ci siamo? Perché poiché il meccanismo con il quale avviene la dissipazione è tau zero, allora io per poter rappresentare la J, che quindi la perdita di carico continua, ho necessità di stabilire la relazione funzionale che esiste fra J e tau zero. Per farlo abbiamo detto, riferiamoci a un condotto circolare a sezione costante nel quale ci sia moto uniforme. Consideriamo quindi un tratto della mia tubazione che a sezione costante, diciamo l'elemento di sezione costante, okay. E che cosa facciamo? Consideriamo due sezioni, 1 e 2, sezione 1 e sezione 2. Queste due sezioni ovviamente rispetto a un riferimento orizzontale delle quote, le quote z, saranno caratterizzate ciascuna dall'avere una quota geometrica z1 e z2. Inoltre ovviamente io so che il carico idraulico nella sezione 1 è maggiore del carico idraulico nella sezione 2 per effetto della presenza delle perdite di carico tra le sezioni 1 e 2. Ci siamo? Chiaro? Bene. Pertanto il carico idraulico nella sezione 1 sarà una certa quota. Questa distanza rappresenta per me il carico idraulico nella sezione 1. Questa distanza rappresenta per me il carico idraulico nella sezione 2. Questo vuol dire che ovviamente nel moto di un fluido reale la linea dei carichi idraulici non è più orizzontale, ma è declive nel verso del moto. Posso pertanto rappresentare un pezzo della mia linea dei carichi idraulici. Vi faccio notare che la pendenza della linea dei carichi idraulici, essendo essa la direzione del moto, la pendenza della linea dei carichi idraulici è ovviamente pari a J. Ci siamo? Chiaro, no? Perché? Perché che cos'è J? J è la perdita di carico per unità di percorso, pertanto la pendenza di quella linea. La linea dei carichi idraulici ha una pendenza che è pari a J. E inoltre la differenza di carico idraulico delta H dovuta alle perdite di carico continua ovviamente si scrive come il flotto di J per delta S, essendo delta S la distanza lungo S che c'è tra le due sezioni. Ci siamo? Bene. Vi faccio ancora notare che poiché la velocità media di portata è uguale tra quelle due sezioni, perché abbiamo un moto uniforme, no? È un moto fermato in un moto di sezione costante, quindi un moto uniforme, l'altezza cinetica è uguale fra quelle due sezioni. Pertanto questa linea che ho disegnato tratteggiata rappresenta la linea piezometrica. Chiaramente questa distanza è più 1 su gamma e quest'altra distanza è più 2 su gamma, visto che tutti i segmenti rappresentavano il carico idraulico nella sezione 1, il carico idraulico nella sezione 2, e il carico idraulico si scrive come quota piezometrica più altezza cinetica. Ci siamo? Per la sezione 1 abbiamo z1 più 1 su gamma e v al quadrato su 2g. Per la sezione 2 abbiamo z2 più 2 su gamma e v al quadrato su 2g. Linea piezometrica e linea dei carichi idraulici totali sono parallele, essendo il moto uniforme, quindi a velocità media di portata costante. Ok? Entrambe queste linee hanno una pendenza pari a J, quindi pari.
alla cadente idraulica. Per costruire la relazione tra distorsi tangenziali e J, dobbiamo ricorrere a un'equazione che contenga in qualche modo delle forze, no? Che sia un equilibrio di forze. Pertanto ricorreremo a quella che è l'equazione globale dell'idrodinamica che abbiamo ricavato un paio di lezioni fa. Questa equazione globale dell'idrodinamica la andiamo ad applicare a un volumetto di controllo che sarà un cilindretto di raggio R coassiale con la mia tubazione. Vale a dire, ecco, se io provo a disegnare la mia tubazione in sezione, ovviamente il volume di controllo sarà un cilindretto di raggio R coassiale con la tubazione, ok? Indichiamo con R0 il raggio della mia tubazione, ok? Ovviamente R0 è la metà del diametro della tubazione, giusto per fissare il diametro, ok? Bene, dato questo volumetto di controllo, andiamoci ad applicare l'equazione globale dell'idrodinamica. L'equazione globale dell'idrodinamica si scrive ovviamente G più pi greco più i flussi di quantità di moto più il termine delle energie locali uguale a zero, dove ovviamente possiamo immediatamente annullare il termine delle energie locali perché stiamo studiando una condizione stazionaria. Questa è un'equazione vettoriale che pertanto può essere immediatamente proiettata nella direzione S del moto. Scriviamo allora G con S più pi greco con S più M con S uguale a 0. La quantità G con S ovviamente è pari al peso del liquido contenuto, alla componente del peso del liquido contenuto nel mio volume di controllo moltiplicata per fatta ovviamente lungo la direzione S. Ovviamente questo è il peso G, no? Ovviamente devo comporre il peso G nella direzione S. Avrò questa componente, no? Proiettando secondo la direzione normale. Se indico con alfa quest'angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale, ovviamente pertanto G con S è pari al modulo del peso G. Modulo del peso G è pari al peso specifico gamma moltiplicato il volume. Il volume ovviamente si esprime come l'area di base di greco R quadro per l'altezza delta S di questo cilindro, e questo ovviamente rappresenta il modulo del peso. Ora, la componente ovviamente sarà pari a meno questa roba moltiplicato il seno dell'angolo alfa. Il seno dell'angolo alfa ancora può essere espresso in maniera molto semplice a mezzo delle quote. O fare attenzione a un quote, perché ovviamente questo è il pi greco 3.14, mentre con pi greco grande ho indicato le forze di superficie. Meno gramma pi greco R quadro delta S per ovviamente Z2 meno Z1 diviso delta S. Questo è immediato da tenersene conto, no? Perché Z2 meno Z1 perché ovviamente queste grandezze vanno ad identificare il triangolo rettangolo che ho disegnato alla lavagna. Z2 meno Z1 è questo cateto dove in realtà S è l'ipotenusa, alfa è quest'angolo. È chiaro che Z2 meno Z1 diviso delta S è il seno dell'angolo, è il seno di quest'angolo. Questo pertanto è il mio contributo G con S. Passiamo al contributo pi greco con S. Il contributo pi greco con S rappresenta le forze di superficie che agiscono sul controllo del mio volume di controllo. Queste forze di superficie agiscono su 1, 2 e sul contorno laterale. Tenete conto che sulle superfici 1 e 2 io ho un modo gradualmente variato. Pertanto
le forze di superficie possono essere calcolate in maniera idrostatica. Possiamo pertanto scrivere sulla superficie 1 pi con 1 moltiplicato l'area pi greco r quadro, sulla superficie 2 meno pi con 2 moltiplicato l'area pi greco r quadro. Ok? E basta così. Queste sono direttamente le mie forze superficie. Esiste poi una forza, la mia forza che agisce sul contorno laterale, dovuta agli sforzi tangenziali. Sul contorno laterale avrò la presenza di una forza T grande, che è il risultato di tutti gli sforzi tangenziali che agiscono sul contorno del mio movimento in direzione S. Ovviamente qua c'è un fluido reale, quindi lo devo considerare. Qui scrivo meno T. Inoltre, devo considerare il termine del flusso di qualità di moto. Poi il flusso di qualità di moto si può banalmente scrivere come il flusso di qualità di moto entrante meno il flusso di qualità di moto uscente dal mio volume di controllo. Io non scrivo manco l'espressione per un motivo fondamentale, perché poiché il moto è uniforme nelle sezioni 1 e 2 i profili di velocità sono ovviamente uguali. Pertanto, quando vado a scrivere quegli integrali che rappresentano il flusso di qualità di moto, io ho due integrali che sono esattamente uguali in modulo nelle sezioni 1 e 2, ma cambia semplicemente quella che è la direzione del flusso entrante e uscente. Pertanto il modulo M1 ed M2 sono ovviamente uguali e pertanto l'ordine e pertanto i termini algebrici mi daranno un contributo nullo. Ovviamente non ho tenuto conto di flusso di qualità di moto attraverso il contorno laterale, in quanto la velocità è tutta diretta in direzione S, non esiste componente della velocità in direzione R ortogonale al moto. Bene, fatto questo, fatta nella scritta questa cosa, posso pertanto andare a sostituire dentro l'equazione globale dell'idrodinamica e ricavare la quantità T. Perché ovviamente sostituendo i termini io scrivo cambio direttamente segno e scrivo gamma pi greco r al quadrato z1 meno z2. Ovviamente qua ho già semplificato il delta s, visto che c'avevo un meno ho cambiato di segno questa differenza, più pi greco r al quadrato pi con 1 meno pi con 2 meno t grande è uguale a 0. Ci siamo? Ho semplicemente sostituito questi termini dentro questa scrittura. Ovviamente questa mi consente di determinare la t. Ok? Quindi mi consente di dire che la t grande è uguale a mettiamo in evidenza gamma pi greco r al quadrato e riordiniamo in maniera opportuna le mie grandezze, z1 più pi1 su gamma meno z2 più pi2 su gamma. Ci siamo? Che cosa ho fatto? Ho messo in evidenza gamma pi greco r al quadrato e poi ho riordinato i termini accorpando quelli che facevano riferimento alla sezione 1 e quelli che facevano riferimento alla sezione 2. Ora facciamo un'altra considerazione a proposito del termine t grande. Questo termine t grande è il risultante di quelli che sono gli sforzi tangenziali che agiscono sul contorno del mio movimento. Questi sforzi tangenziali che agiscono a una distanza r ovviamente devono essere tutti uguali fra di loro. Perché? Perché ovviamente, ragazzi, osservate che poiché il sistema è simmetrico, chiaramente tutti i punti che hanno una distanza r dall'asse sono sostanzialmente uguali, no? Allora che cosa posso dire? Posso dire che lo sforzo tangenziale tau di r che ha una distanza r dall'asse è una costante.
e pertanto lo sforzo tangenziale totale, cioè la forza totale T grande, si scrive come il valore tau di R, cioè sforzo tangenziale a distanza R, moltiplicato per la superficie laterale del mio volume di controllo. Questa superficie laterale del volume di controllo ovviamente è pari a 2 pi greco per R, la lunghezza della circonferenza, moltiplicato delta S. Ok? Se le cose stanno così, posso pertanto determinare tau di R. Consentimi a questo punto di cancellare qui, perché tanto non ci servono più queste espressioni. E che cosa otteniamo? Otteniamo tau di R è uguale a gamma pi greco R al quadrato diviso 2 pi greco per R, che moltiplica z1 più P1 su gamma meno z2 più P2 su gamma diviso delta S. Ok? Ora, a parte le semplificazioni che possono essere banalmente fatte qua, facciamo un'operazione formale. In quella somma che sta al numeratore aggiungiamo e sottraiamo pi quadro su 2g. Ok? È banale, no? Aggiungo più pi quadro su 2g meno pi quadro su 2g. Quindi scrivo più pi quadro su 2g e più pi quadro su 2g. Più perché qua c'è un segno meno, ovviamente, no? Ora, i termini che stanno nelle due parentesi sono ovviamente il teorema di Bernoulli nella sezione 1 e il teorema di Bernoulli nella sezione 2. Ovviamente ho messo pari a 1 il coefficiente da quale alle potenze cinetiche. Pertanto questa roba si scrive gamma R mezzi per H1 meno H2 diviso delta S. E ovviamente H1 meno H2 diviso delta S è chiaramente la mia cadente idraulica J, perché vi ricordo che io ho definito dH su J uguale a meno dH su dS. Allora sarebbe H2 meno H1 diviso delta S, il mio meno J. Quindi questo è direttamente il valore di J. Quindi questo è uguale a gamma per R mezzi per J. Allora posso concludere in prima battuta che lo sforzo tangenziale a distanza R dall'asse è pari al peso specifico per R mezzi per J, dove R è la mia distanza dall'asse. Lo sforzo tangenziale in parite, teniamoci questo risultato. Lo sforzo tangenziale in parite, diciamolo tau 0, è ovviamente pari allo sforzo tau a distanza R0 e quindi sarà pari a gamma per R0 mezzi J. È immediato rendersi conto di una questione. È immediato rendersi conto quindi che gli sforzi tangenziali sono distribuiti in maniera lineare lungo il raggio della mia condotta, in quanto io posso anche più semplicemente scrivere tau di R è uguale a tau 0 per R su R0, essendo tau 0 pari a gamma per R mezzi. Ok?
Quindi sfondo lungo l'asse della mia condotta, lungo l'asse della mia condotta, lungo un raggio della mia condotta, io posso rappresentare quelli che sono gli sforzi tangenziali, sia questa la mia condotta, in sezione longitudinale, sia questo l'asse. Allora è chiaro che gli sforzi tangenziali valgono, indicato con R la distanza dall'asse, valgono 0 in asse e sono massimi in parete. Dove il valore di parete tau 0 è pari a gamma per R 0 mezzi per G. Ci siamo? Quindi chiaro che il diagramma è simmetrico, no? Bene, questo mi consente quindi di conoscere come sono distribuiti gli sforzi tangenziali all'interno di una condotta e qual è il legame tra lo sforzo tangenziale di parete e la cadenza idraulica. Vedete che direttamente il legame tra lo sforzo tangenziale di parete e la cadenza idraulica è che tau 0 è uguale a gamma per R0 mezzi G, oppure gamma per D quarti per G, se vi fa più piacere. Ora, definiamo raggio idraulico e lo indichiamo con R grande il rapporto fra la sezione A della mia condotta e una qualità Q che chiamiamo perimetro bagnato. Per perimetro bagnato si intende il contorno della condotta che sta a contatto con l'acqua, vale a dire il contorno della condotta attraverso il quale si sviluppano questi sforzi tangenziali. Ok? Per una condotta di sezione circolare, per un condotto di sezione circolare, questo raggio idraulico è ovviamente pari a y0 al quadrato diviso 2 y r0, cioè pari a r0 mezzi. Quindi per un condotto di sezione circolare il raggio idraulico è la metà del diametro, è la metà del raggio, scusatemi. Per un condotto di sezione circolare il raggio idraulico è la metà del raggio vero della mia condotta. Ok? Scriveremo pertanto tau 0 uguale a gamma per RJ. Ok? Dove R grande è il raggio idraulico. Per condotti che non sono di sezione circolare si identifica questa quantità R grande, raggio idraulico, con rapporto sezione sul perimetro bagnato. E in questa maniera i risultati che otteniamo per i condotti di sezione circolare vengono estesi a condotti che non sono di sezione circolare, ma questo faremo modo di vederlo meglio fra un po'. Va bene. A questo punto abbiamo quindi stabilito quello che è il legame fra lo sforzo tangenziale di parete e la cadente, e inoltre abbiamo stabilito come sono distribuiti gli sforzi tangenziali della mia condotta. A questo punto, diciamo, il passo successivo è quello di esprimere gli sforzi tangenziali in funzione di quella che è la distribuzione delle velocità della mia condotta, perché io poi alla fine quello che vorrei ottenere è un legame tra la cadenza idraulica e quelle che sono le caratteristiche idrodinamiche della mia corrente, in particolare per esempio quella che è la portata che defluisce nella condotta, perché poi è questo che mi serve in qualche modo a stabilire, a valutare, e questo è il legame che mi serve, il legame tra la portata che defluisce in condotta e le perdite di carico. Per farlo andremo ad esprimere questi sforzi tangenziali tau R che abbiamo quindi espresso in funzione di J utilizzando quella che è la legge di Newton, cioè la relazione che definisce un fluido newtoniano. Noi sappiamo che lo sforzo tangenziale tau a distanza R si scrive come meno mu dv in dr.
questo per la relazione di Newton che definisce la viscosità. Ok? Adesso cosa faremo? Prenderemo questa espressione e ovviamente la andremo ad eguagliare a questa. Questo ci consentirà di stabilire il legame che esiste fra J e le caratteristiche idrodinamiche della mia corrente. Ma ovviamente questo lo facciamo dopo un po' di pausa, perché direi che è il caso.